Se trovo qualcuno con i poteri, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore. Inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo, poi accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo andando a Lazy Lake per tentare la sfida di oggi, che se trovo qualcuno con i poteri il video finisce. Allora, dobbiamo dire un paio di cosucce. Perdere la sfida è quasi ovvio. Più o meno come lo ero se trovo un'arma, come lo era se trovo un'arma mitica il video finisce. Però comunque io voglio provarci, voglio sperarci ragazzuoli, perché alla fine potremmo anche arrivare in endgame volendo. Il fatto che ragazzi i poteri, le persone se li passeranno di kill in kill. Cioè la persona che prenderà il primo potere poi verrà eliminata da qualcun altro più forte, e alla fine gira e rigira verranno portati in ending i poteri. Quindi comunque se arriviamo verso la fine della partita, più ci spostiamo verso la fine della partita effettivamente, più è probabile che li troveremo. Però magari, ripeto, abbiamo un po' di fortuna, un paio di variabili a nostro favore ci possono permettere, insomma, di giocarcela decentemente. Quindi io sarei comunque fiducioso della cosa, non mi scorreggerei subito, insomma. Magari cerchiamo comunque di evitare di rompere i droni. Ah, facciamo così, a scanso di equivoci, altrimenti sicuramente qualcuno nei commenti dice: è forte, ma tu li hai trovati i droni. Io vi dico, e che me frega, però. Lasciamo stare, ragazzuoli. Un attimo solo, buttiamo a terra pure sto tipo. E a posto così, perfetto. Rompiamo un po' qua tutto. Già è stato lootato, o sbaglio? Qua sta tutto aperto. E non credo che sia stato fatto dai robot. Ho la vaga impressione di no. Credo che qualcuno sia stato eliminato invece dai robot, probabilmente cercando di lootare la zona. Mi faccio la pozza grande e sto attento in giro, che qui potrebbe comunque starci ancora qualcuno. Ok, accariamo i robot, ragazzi, facciamolo. Ci portiamo qualche compagnello assieme, sicuramente ci tornano utili. Anche se, vabbè, lasciano il tempo che trovano, fungono più da diversivo che da altro. Quanti ne posso portare? Due solo, mi pare. Hanno fatto l'aggiornamento che se ne possono portare solo due. Ah no, forse pure di più. Però massimo 3 per forza. Ah, infatti uno muore. Ok, perfetto, pigliamoci l'arma di Tony Stark, che è una delle armi più OP del gioco, e andiamo. Tu, un'altra chest, bella per noi. Vorrei tornare a Lazy, perché vorrei fare kill finché conviene, perché dopo un po' di tempo, ragazzi, credo che non convenga più buttarsi dai nemici, perché evidentemente poi abbiamo la possibilità di trovare comunque gente che effettivamente ce l'ha il potere. Quindi per ora avviciniamoci, fediamo più che possiamo ora e lasciamo stare dopo i fight. Sento gente a destra, raga, aspettate. Nella... sì, lì. Vedo se riesco da qui. Solo che da qui l'arma, sapete com'è, a distanza si comporta molto bene. Solo che il proiettile, a parte che è un bot questo. Sì, sì, era decisamente un bot. A parte che lì sta un tizio che sta ballando. Ma io non... ma che lobby è? Ma che sta succedendo? Ma io non sto capendo. A parte che questo è un senza armi, non armi. È evidente che non abbia armi. Vuoi pigliare la pistola? Che dici? No? Vabbè, mi spiace per te, dude, con tutto il bene che te voglio, ma non ti posso far andare via. Timo magari di prenderci le pozze piccole a questo punto. Facciamo così? I miei robot stanno arrivando, perfetto. Andiamo, ragazzuoli, senza paura, dobbiamo portarci questo game a casa. Sono tutto battutone quelle che sto facendo, ve ne rendete conto, no? Perché non potremo mai vincere. Oh, qualcuno con una Lambo? Scusa, papà, vuoi vedere chi tiene la macchina più bella? Perché forse tu potrai vincere pure con la macchina. Mamma mia, che ribaltone! Mamma mia, regà, veramente Fast and Furious. Poverino, non se lo meritava, non se lo meritava. Doppio nemico, doppio... accerchiato, frate. Vedo un attimo se riesco a eliminarlo. Godo, GG. Quest'arma è veramente troppo OP. Però sta quel tipo che mi sta un attimo a mirare. Io non vorrei avesse un cecchino, mamma mia, Godo 45, sì, c'è il cecchino. Vuoi fare? Vai. Godo, vai. Fighta. Divertiamoci, frate, divertiamoci. È andata male. Ok, perfetto, ragazzi, curiamoci. Questo non era male, però, questo non era male. Si comportava molto, molto bene. Quasi quasi, però, mi terrei più il l'AUG. Nonostante lasciare l'arma di Tony sia un piccolo colpo al cuore. Magari se la troviamo di rarità maggiore faccio di nuovo cambio. Però per ora mi sento di fare così, ci teniamo l'AUG. Tra l'altro, ragazzi, ormai non lo sto dicendo più all'interno dei video, ma ovviamente io lo do sempre per scontato perché sta nell'intro. Dovete inserire il codice creatore porto, ragazzuoli, F-O-R-T-U, in alto, come lo vedete qui. Ma soprattutto, ragazzi, diventate più fighi se lo inserite. Quindi mi raccomando, fatelo. E grazie mille, soprattutto.
molto a tutti quelli che lo vorranno fare. In zona nessuno, perché io vorrei cercare di ancora di evitare le zone dove stanno i poteri, perché pure qui a Misty Meadows teoricamente dovremmo trovare una zona più tranquilla, non ci dovrebbe essere gente che ha poteri, dato che qui effettivamente non c'è nessun luogo dove ottenerli. La Forte di Gamer Airlines sta per partire alla ricerca di qualche nemico. Oh, frate, ci sta nessuno? Qualcuno qua eliminato c'era, però credo che si sia pure dato. La zona di Black Panther, molto molto figa. Carina, carina, pure lootata, credo. Molto carina. Molto molto figa. Frate, spacca un botto, sapete? Spacca veramente un botto. Qua forse ci stava qualcuno nel cespuglio, però ora non c'è più. La vedo loot o sbaglio? No, sbaglio, sbaglio. Ok, no, sono oggetti. Vediamo un attimo, raga. Qui in basso non so dove possiamo cercare nemici. Slurpy, effettivamente non dovremmo trovare gente con i poteri, almeno per ora. Però ripeto, ormai già siamo 22. La probabilità di trovare qualcuno che abbia qualche potere già aumenta di un po'. Non lo so, ragazzuoli, vediamo. Qua però non è stato lootato. Strano. No, non ditemi che a Slurpy non c'è nessuno, perché è veramente ridicolo, frate. Guardate che stanno un paio di pozze piccole. Me le prendo un attimo, perché sarebbe uno spreco non farlo. Ci curiamo un attimo, ecco qua, un bel barilozzo, e torniamo sull'elicottero. Tra l'altro io ho pochissimi materiali. Se dovessi intraprendere un fight un po' più lungo e serio, probabilmente li finirei. Qua nella zona di Tony nessuno? No. E fortunatamente neanche poteri per ora, vabbè. Raga, mi sa che sono costretto a cambiare zona e ad andare in qualche luogo più pericoloso per la sfida. Non fa niente, però a stare così senza trovare nemici, infatti uno l'abbiamo trovato, dai. Caliamo sul tetto e andiamo. Solo 3 entra? No, 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 dai. Ma sta scappando, è un bot, ok. C'ha pure l'arma viola qua, me la piglio. Vabbè, quando ho visto che era un bot mi sono tranquillizzato e ho cominciato pure a sparare male, vabbè. Comunque non ci interessa. Non perdiamo tempo. A parte che dove ho arenato il mio elicottero? Cioè dove l'ho schiantato più che altro nella nave. Però ok, va bene. Andiamo, non perdiamoci d'animo, ragazzoli. Non possiamo fermarci. Questa è una caccia al tesoro che deve essere fallita, tra l'altro. Io ho paura di andare qui. Mica qua stanno poteri, no, eh? Non so cosa sia, sinceramente, però non voglio esplorarla. Non vorrei che ci fosse qualche potere o cose particolari, ragazzi. Sfortunatamente, non essendoci mai andato, non ho idea. Più che altro andiamo qui a Sweetie Sense, che si sta anche chiudendo la safe. Dove? Da lì. Devo scendere dall'elicottero, perché io non lo faccio esplodere. Aspetti di spararmi l'elicottero, che mi serve per tornare indietro dopo, grazie. Gentilissimo. Mi spiace. No! C'avevi poteri! Cioè, ma devi dire che ho pure vinto, ma non è possibile, raga. Pure questo c'aveva altri poteri, basta.